Realizzando in casa la marmellata di ciliegie, noterete come il sapore delle conserve casalinghe sia di molto superiore a quello di qualsiasi prodotto dello stesso tipo di fattura industriale, anche di quelli delle migliori marche. Io poi amo proprio sentire nelle marmellate il gusto della frutta e per questo prediligo sempre quelle a pezzettoni. Un gusto insuperabile per questa marmellata, che renderà difficile passare nuovamente a quelle industriali quando l'avrete finita. Se vi piacerà la videoricetta, lasciate un like. Grazie! Per la ricetta della marmellata di ciliegie, iniziare dal bollire barattoli e coperchi per circa mezz'ora, coprendoli del tutto con l'acqua. Porli poi ad asciugare prima a testa in giù su un canovaccio pulito e poi rigirarli in modo che si asciughino bene anche all'interno. Lavare più volte circa 2,5 kg di ciliegie ancora da denocciolare. Sciacquarle sotto l'acqua corrente mettendole poi a sgocciolare dentro uno scolapasta. Eliminare il peduncolo e denocciolarle, avendo cura di far cadere anche il loro succo nella ciotola in cui raccoglieremo la rispettiva polpa delle ciliegie. Una volta finita questa operazione, pesare il quantitativo di polpa di ciliegie e di succo ottenuti. Non riempire il tegame con le ciliegie oltre la metà. A tale scopo io ho utilizzato due pentole. Aver cura di distribuire fra le due il succo in modo che in base al quantitativo di polpa in ciascuna contenuto vi sia il succo corrispettivo. Aggiungere lo zucchero in ogni singola pentola, che sarà la metà del peso della frutta denocciolata contenuta in quel singolo tegame. Porre il tegame sul fuoco a fiamma moderatamente vivace e chiudere con coperchio fino all'ebollizione. Poi abbassare la fiamma e frapporre tra pentola e coperchio un cucchiaio di legno in modo da lasciare uno sfiato. Se la frutta rilascia molto liquido, verso la fine della cottura togliere il coperchio. Rigirare spesso e con la schiumarola prelevare ed eliminare la schiuma che si andrà formando. Nel compiere questa operazione, prestare attenzione a non togliere anche il succo delle ciliegie. Invasare la marmellata non appena spento il fuoco, aiutandosi in questa operazione con un mestolo e con un imbuto per marmellate. Utilizzare i vasetti e i coperchi già sterilizzati e ben asciugati. Occorreranno circa 5 vasetti con capienza da 400 grammi l'uno. Non riempire eccessivamente, ma fermarsi a non più di un centimetro sotto il bordo del barattolo. Rigirare subito a testa in giù i barattoli riempiti e lasciarli in questa posizione finché freddi. Se si sarà creato il sottovuoto, premendo al centro del barattolo non dovremo sentire il clic clac. Se
Se invece sentiamo il coperchio rientrare e fuoriuscire nella parte centrale sotto la pressione delle nostre dita, significa che il vuoto non si è creato. In tal caso, sostituire il tappo con un altro, anch'esso sterilizzato, e bollire il barattolo o i barattoli in una pentola rivestita di strofinacci puliti da cucina per non meno di 30 minuti dall'ebollizione. I barattoli dovranno essere del tutto coperti dall'acqua e, se ne stiamo bollendo più di uno, porre tra di essi altri strofinacci, in modo che anche se in ebollizione si muovessero, non romperebbero il barattolo vicino urtandolo. Prima di uscirli dall'acqua, attendere che siano ben freddi. Verificare nuovamente l'avvenuta formazione del sottovuoto. Se non si fosse ancora formato, magari a causa di tappi non nuovi o comunque danneggiati che non riescono ad aderire bene al bordo del barattolo, consiglio di porre quest'ultimo in frigo non appena freddo.